Salve, benvenuti in questo nuovo Valemas. Sì, amici, oggi make-up alla Valeria Ferragni. Amico, lo vuoi un panino alla mortadella e salsa agrodolce e curcuma solo io e te? Che disagio. No, comunque, da notare il mio make-up appunto molto fashion, perché ho tutto il mascara giù, perché ieri non mi sono struccata e ho appena fatto la doccia. Però voi non fatelo, struccatevi sempre, altrimenti vi rovinate pelle, ciglia, cose. Comunque sì, ho appena finito la doccia e raga, i capelli sono stracorti rispetto a prima. È stranissimo, però sono molto più forti, quindi mi piacciono molto di più. E oggi sono rimasta a casa da scuola perché non sto bene, cioè soprattutto stanotte sono stata molto male. Ora mi sono un attimo ripresa, voi mi vedete super attiva, però in realtà non sto affatto bene. Poi oggi avrei avuto la giornata sportiva, perché appunto facendo lo sportivo abbiamo una giornata in cui facciamo quasi solo sport e abbiamo resistenza, corsa, quindi sarei realmente morta. E perciò sono rimasta a casa, ora devo sistemare un attimo la mia stanza perché è letteralmente un putiferio ma assurdo. Quindi mi prendo il tempo anche per decorarla un pochino e niente, poi vedrò cosa fare in base appunto a come starò. Comunque mi sto asciugando i capelli e sto mettendo tipo sui capelli mentre li asciugo questa lozione qui alla camomilla, che in teoria dovrebbe schiarirmeli e renderli più luminosi. Quindi non lo so, vedremo se funzionerà, ve lo farò sapere. Ovviamente non è uno sponsor o cose del genere, però volevo condividerlo con voi perché non lo so, è una cosa che volevo fare da un sacco di tempo. Quindi vedremo se si schiariranno un pochino. Ovviamente non è una tinta, è una cosa naturale, quindi in teoria dovrebbe solo dare un po' di lucentezza in più. E vabbè, vi farò sapere se funziona. Buon pranzo a tutti. Oddio, sono tipo maculata, sembro un dalmata, così sembro più un lama, però dettagli. Comunque mi sono fatta una bellissima insalatona gigante con insalata, pomodori, carote, formaggio, ceci, tonno, insomma di tutto e di più. E quindi ora mangerò, poi continuerò un attimo a sistemare, ad editare tutto e poi vedremo cosa combinare questo pomeriggio. Raga, ma io sono una persona inutile, sono una nulla facente, a parte che sembro un riccio di mare, ma proprio un riccio di mare di quelli brutti. Non ho fatto niente, ho appena dormito un'ora e mezza, quindi ora mi preparo perché sembro veramente, non lo so, una cotoletta splaccicata, boh. E poi vado a fare compere di Natale, inizio a fare i regali e niente, almeno faccio qualcosa di utile nella mia vita. Persona più sfortunata di questo pianeta, check! Allora, già il fatto che veramente sembro un riccio di mare oggi, sto male in più, e in più ho editato ieri per tutto il giorno un video, come potete vedere, ci ho messo un sacco, io fierissima, ora faccio per salvarlo e non va, perché mi si è surriscaldato questo ed è tipo esploso dentro e quindi ho perso tutto perché, non so, non funziona più, non si collega e niente, cioè mai una gioia, neanche una me la tiri buona. Poteva andar bene qualcosa nella mia vita, ma no, no, mai una gioia. Vabbè dai, per consolarci apriamo il calendario dell'avvento, che stranamente raga sono calze. Mamma, ma seriamente mi sa che hai qualche strana fissa per le calze, perché tipo su 10 giorni 9 saranno state calze. E comunque sono così, tutte rosa con le robe ghepardate. E niente, ho sonno, voglio dormire. E come sempre, una mela al giorno toglie il medico di torno. Non c'è tipo un frutto per togliere i casi umani di torno? Non so, un'arancia al giorno toglie i casi umani di torno. Cioè, mi mangerei un pacco d'arancia ogni giorno. E invece non è possibile, purtroppo. Comunque, passando ai discorsi un po' più filosofici, di cui sapete che mi piace. Ho appena ruttato malissimo. Dicevo che mi sto rendendo conto in questo periodo di quanto sia bello vivere, cioè viversi proprio il momento, oppure se è una giornata no, non stai tanto bene, fare di tutto per renderla una bella giornata, prendersi cura di sé, essere felici è proprio bello, non è facile ma è bello, e sto imparando ora a farlo perché prima vivevo ma con sempre l'ansia del futuro, tipo Mario Tricca, il futuro per un senso di ansia che mi mette a disagio, potrebbe cadere il soffitto. No, comunque nel senso che pensavo sempre, oh mio Dio, ma questo un giorno finirà, oh mio Dio, ma perderò questa persona, oh mio Dio, cosa succederà dopo. Invece sto imparando proprio a staccare e vivermi una persona, vivermi un momento, perché la vita è una e va vissuta, va rischiata. Ovviamente devi pensare un po' al futuro, non è che puoi salire sul tavolo del bar e metterti a twerkare con un asparago in fronte. Però in generale non farsi troppe paranoie, vivere e fare
ciò che ci piace. Se fai qualcosa che ti piace, è proprio bello, cioè arrivano altri youtuber, altre persone a chiedermi: Vale, ma come fai a fare un video al giorno alla scuola e tutto? Come fai? Come fai? Diventi pazza? E io dico: no, non divento pazza perché mi piace farlo. Cioè, capito? Quando qualcosa ti piace non diventa un peso nonostante ti occupi tanto tempo, perché è tempo che spendi per stare bene. E nulla, la smetto con questa zuppa di informazioni molto noiose, magari a tratti, però nulla, ci tenevo a dirvelo perché la vita è bella, è bella, se ti scordi l'ombrella, l'ombrella. No, la vita è veramente bella e quindi vivete ogni attimo al massimo. Il mio orecchio sventola, conferma. Comunque raga, qua ci vorrebbe un imbianchino con il rullo per coprire queste occhiaie, cioè una missione veramente impossibile. Che poi sono gialla, perché sono gialla? Qualcuno mi insegna a truccarmi perché vi giuro che sono un caso perso. Ok amici, mi sono un attimo preparata, non fate caso al burdello che c'è sul letto. E niente, ora scatterò una foto per Instagram perché, non so, ho voglia di postare questa sera, quindi scatterò una foto e poi devo subito correre perché ho mille cose da fare, perché le giornate non possono durare 48 ore, vi giuro, ho troppe cose da fare. E comunque fa stranissimo avere i capelli così, cioè vi giuro che sono molto più corti di prima, cioè non moltissimo, però capito, mi fa strano in ogni caso, perché quando tipo mi passo la mano nei capelli finiscono già qui e di solito continuavano un po' e dico: cosa? Vabbè, comunque nulla, mi piacciono molto di più perché se avete notato prima erano molto molto rovinati, cioè alla fine erano un po' più lunghi, un po' più corti, non erano tutti pari, mentre ora si vede proprio la riga netta. E nulla, mi piacciono tanto tanto. Raga, ma vogliamo parlare di quanto è buono lo yogurt alla stracciatella? Vi giuro, è tipo la cosa più buona di questo mondo. Mua, ti amo. Amici, sono arrivata qui in ufficio che è tipo addobbato tutto natalizio, quindi adoro. E vuoi dirci qualcosa? Ciao ragazzi, volevo dirvi che Valeria è fantastica, è pazzesca. E ora stiamo trovando una nuova casa, ma io vorrei che lei venisse a vivere con me, ma loro non lo permettono. Salutate anche voi il mio vlogmas di oggi. Oh, bella, ciao! Raga. Amici, ciao a tutti, io sono quello vecchio e io quello medio vecchio. Raccontaci qualcosa. Ma non so cosa dire, a me questa cosa qui, questo freestyle. E sei felice che arrivi il Natale? Non lo sono, so. Sono molto felice, io sono uno di quelli che non vedo l'ora che arrivi il Natale. Siamo uguali. Sì, a me piace. Thomas De Zero assoluto. Sei licenziato. Abbiamo appena licenziato uno dei Q4, figo. Diego, illuminaci d'immenso. Ok. Raccontaci qualcosa. Ok. Siete tutti molto simpatici, pieni di contenuti, devo dire. Una roba che mi toglie la base, io non si scherzo. Nick Vitta, saluta il mio vlogmas. Ma ciao. Cosa ci dici ogni oggi? Ogni volta come che stai? Mi trovo in questa situazione, a parte che sono orrendo. Ma sei okay. Bellissimo, Nico. Così più slanciato. Ok. Cosa ci dici oggi? Tutto bene? Come tutto bene? Sì. Cosa si deve dire in questa situazione? A parte che sbaglio sempre che guardo lì e non guardo qui. Ok, lo dici ogni volta. Sbaglio, per me sento tipo strabico. Niente, cosa devo dire? Sei felice che arrivi il Natale, gasato. Natale bello, io felice e un po' stanco, si vede. Anch'io. Ciao, fan di Vale. Lei. Ciao, sono Valeria Vedovatti, ho fatto un libro che si chiama non hashtag come stai. Senza okay. Hashtag, ragazzi. Perché cosa vorresti dire? Che l'hashtag non va bene? Hashtag nonostante, no, okay. Everywhere. E, ho fatto un libro che si chiama Come stai? E poi? Dico sempre buon seriggio. Oddio quanto sono fan. Fan? Tu fan? Sei solo questo su di me? Ah, grazie. No, adesso vi dico altro. Che amica. Amo il poké. Sì, e infatti. Ok. E infatti ci colleghiamo. Il tuo colore preferito? Color Tiffany, te l'avevo detto. Ah, vero. E ho preso il mio super poké come sempre, perché ovviamente io vivo solo di poké e gelato. Non so fare i balletti di TikTok. Esatto. Ci provo, ma fallisco. No, dai, sì, è abbastanza brava. Non so truccarmi. Non so truccarmi, ma sto imparando, dai. Però, no, le sto insegnando. Miglioramenti. Dici qualcosa anche tu? Oh, qualcosa. A ciao. Cosa di gara. Ah, che simpatico. Oh, pump it up a chi? Ah, pezzo di merda. Non mi caga nessuno. Se no mi sta... Comunque Marta è la persona più triste del mondo perché ordina McDonald's e prende l'insalata. Allora, in effetti posso no, ma non c'erano insalate. Ma dai, perché almeno l'insalata prendi dai ristoranti. Ah, comunque delivero bocciato perché non delivero bocciato perché ho ordinato l'acqua, l'abbiamo pagata e non me l'ha portata. E voilà!
eccomi qui amici, apriamo subitissimo il Calevale Mas per domani che sarà l'11 e poi eseguiamo il Calevale Mas di oggi che era la chiamata alla fanpage, quindi apriamo quello dell'11 che è una lettera, quindi aspetto i vostri indirizzi di casa, insomma, in direct su Instagram, così spedirò la seconda delle due letterine, la prima l'ho già spedita e niente, quindi ora chiamiamo una fanpage. Buonasera, sta arrivando la sua pizza margherita. Oddio, Vale, lo so che sei tu. Raga, ma io sono troppo impedita, dovete insegnarmi a fare scherzi perché non sono capace. Oddio, no, non sai tremare. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, tu? Bene, bene. Scuola? Tutto bene? Sì, sì, tipo non stiamo facendo nulla perché per l'open day stiamo preparando un sacco di cose, quindi... Io ah, bello, ma in che classe vai? Io in seconda media. Ah, ok. Comunque quando è che ritorni a Napoli, che manchi? Verrò presto presto, grazie mille anche per la fanpage comunque. Le apprezzo tutte e tutte tantissimo e quindi grazie. Bene, io ti saluto e ti ringrazio ancora per tutto quanto. Ci sentiamo presto. Va bene, ciao. Ciao, bellissima. Ciao. Anch'io tanto. Che belli che siete, che belli. Mi fa troppo piacere sentirvi. Wow. Mua. Baby, 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 all like, baby, 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 no like. Scusatemi, ma prima abbiamo ascoltato con gli altri le canzoni di Justin Bieber e è stato tipo un throwback assurdo perché io ero strafan di Justin Bieber quando faceva tipo Baby oppure If I want a boyfriend, never let you go. Ditemi che ve le ricordate, vi prego. E niente, quindi non so, ero in vena di cantare una canzone di Justin. Comunque volevo farvi il What's on my iPhone in questo Valemas per riempirlo un po' perché non ho fatto nulla di che oggi visto che non sono stata tanto bene, quindi sono stata un po' tranquilla, poi alla sera sono un attimo uscita a vedere gli altri, però mi sono goduta diciamo il momento con loro, non ho voluto vloggare troppo, però ora che siamo solo io e voi voglio appunto fare il What's on my iPhone perché me l'avete chiesto in tanti e perché ho cambiato telefono e non ve l'ho detto subito perché sinceramente non sentivo il bisogno di dirvelo perché non voglio vantarmi di questa cosa assolutamente e, però sì, ho preso l'iPhone 11 Pro Max e sicuramente poi ora direte viziata di qua, viziata di là, però me lo sono presa io, ho risparmiato io i soldi per comprarlo e l'ho preso non perché a caso, non perché volevo quello più di moda, ma perché il vecchio non andava più, cioè vi lascio se volete un video in cui si vede proprio il telefono che è tutto buggato, che si muove da solo. Mi ha postato una foto a caso, mi ha chiamato delle persone, chiamava tipo la mia insegnante delle elementari, cioè proprio faceva tutto da solo, si controllava da solo. Io stavo impazzendo perché giustamente lo uso tanto facendo social, quindi non riuscivo più a gestire la situazione con quel telefono e poi lo uso anche per fare i video ora, i Vale, ma lo sto facendo con questo. Perciò è stato un investimento, insomma. L'iPhone è questo qui e l'ho preso argento. Così, e vabbè, la cover è questa qui, blu, molto molto semplice, e lo sfondo è questo qua, ci siete ovviamente voi, con scritto if you can dream it, if you can dream it you can do it, e poi delle foto del giorno del Duomo e delle foto nostre, poi apriamo e abbiamo lo sfondo che è questo qui, tipo questo tramonto con la neve, molto 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 bello, e passiamo subitissimo alle applicazioni e guardate che bello, io sono strafiera di questa cosa perché ho messo le app per ordine di colore, cioè qua abbiamo il giallo qua con i tre cuori e tutte le app gialle, tutte le app nere con i tre cuori neri, le app viola con i tre cuori viola, le app blu, verdi, rosse e grigie e bianche, e quindi mi piacciono veramente un sacco perché ho messo i cuoricini del colore corrispondente e niente, sono molto fiera di questa cosa. Partiamo subito con le applicazioni. Nella cartella gialla nelle cartelle metto le applicazioni in realtà che uso di meno e fuori ci sono quelle che uso di più. Nella cartella gialla abbiamo, vabbè, queste qua che sono quelle prestabilite dell'iPhone, non le dico neanche perché non le uso. Poi Kunicam, che è tipo un'applicazione per modificare le foto, cioè più che per modificare, per mettere gli effetti tipo di luce, non lo so, adesso prendo questa foto qui,
e ci posso mettere tutti gli effetti di luce super super carini. Poi abbiamo Glovo, che vabbè, sapete tutti cos'è, l'applicazione per farti portare tipo cibo, cose a casa. E poi fuori ci abbiamo le note, che conoscete tutti, Move It, che è un'applicazione per i mezzi pubblici per sapere quale prendere, altrimenti io mi perdo, anche se mi perdo comunque, quindi vabbè. Poi abbiamo Axos Famiglia, che è il registro elettronico della mia scuola, per tenere sotto controllo tutti i miei voti. Poi passiamo alla cartella nera, qui abbiamo vabbè tutte le app prestabilite sempre dell'iPhone, che non vi dico perché non le uso, l'unica che uso è Memo Vocali, per fare tipo i vocali, per ricordarmi le cose, oppure da mettere come voiceover dei video. E fuori abbiamo vabbè TikTok, che conoscete sicuramente tutti quanti, e raga, quanta gente bella c'è su TikTok, purtroppo sono tutti americani, quindi mi va male, però cioè lui è tipo cosa, cos'è, aiuto, cioè perché non esistono qui, guardate. Vabbè, comunque TikTok, se volete seguirmi, mi chiamo Vale Vedovatti. E poi abbiamo orologio e Afterlight, che è un'applicazione sempre che uso per modificare le foto, ovviamente non Photoshop, ma per la luce, cioè tipo la luminosità, il contrasto, e mi trovo strabene perché ha un sacco di funzioni molto molto carine e niente, quindi se volete vi faccio vedere anche una volta come edito le foto, però lo facciamo in un altro video in caso. Poi passiamo al viola, qui abbiamo delle app appunto dell'iPhone, Flow, che è l'app vabbè del ciclo, quindi non ve la faccio vedere, non è molto interessante. Poi abbiamo PixArt, che è l'applicazione che uso per fare anche le miniature dei video. Mi chiedete tutti, Vale, con cosa fai le copertine? Lo faccio con PixArt, vabbè qua l'ultimo progetto che ho è lo sfondo, perché l'ho fatto con PixArt, insomma. Però sì, anche le miniature dei video le faccio tutte quante con PixArt, tipo questa qui dell'ultimo Valemas. E poi abbiamo iMovie, che è l'applicazione che uso per fare i Vlogmas, per editarli già dall'applicazione. E però i video normali di solito li edito con Final Cut Pro dal computer, perché me lo chiedete sempre, quindi vi chiarisco questa cosa. Poi vabbè, Instagram, che è tipo l'app che uso di più in assoluto. E niente, questo qui è il mio profilo, Vale Vedovatti, come sempre. Posto veramente un sacco di foto, faccio tantissime storie disagiate con effetti strani, quindi mi raccomando, andate a seguirmi. Passiamo poi alla cartella blu, e qui abbiamo tutte le app prestabilite dell'iPhone che non uso, Yoga Challenge, che avevo usato una volta per fare la Yoga Challenge, Reverso Contest, che è tipo il traduttore, Google traduttore fatto un po' meglio insomma, Facebook, che non uso però l'ho avuto bisogno per creare il mio effetto di Instagram, che uscirà tra pochissimo perché è già pronto, quindi state connessi. E fuori ho App Store per scaricare le app, RDS Next, che è la radio in cui adesso ci sono Virgil e Jason in diretta, in cui molto spesso vado appunto in diretta ed è super divertente, quindi vi consiglio di seguirmi, vi faccio sempre sapere su Instagram quando sono in diretta. Poi ho Safari, che vabbè è internet. E poi passiamo alla cartella verde, qui ho tutte le app sempre dell'iPhone che non uso tranne messaggi a volte. E fuori abbiamo Google Maps, altrimenti mi perdo malissimo, telefono per chiamare, WhatsApp, conoscete tutti. E poi tra le app rosse abbiamo Fonto, che è un'applicazione per mettere le scritte alle foto, e questa qui anche la uso appunto per le miniature dei video, non lo so, prendiamo sempre questa foto qui e possiamo scrivere quello che vogliamo. E poi abbiamo tutti i font possibili immaginabili del mondo e mi ci trovo molto molto bene. Poi vabbè, salute non la uso, Pinterest, che è un'applicazione fantastica per trovare frasi, foto di ogni tipo, ispirazioni per qualsiasi cosa, Pinterest, app del cuore. Poi abbiamo InShot, che è un'applicazione per mettere i bordi bianchi ai video. Poi vabbè, queste due sono delle applicazioni della banca, quindi non le faccio vedere. YouTube, che sapete tutti benissimo cos'è, se state guardando questo video, e iscrivetevi al canale, altrimenti mi arrabbio e vi lancio l'unicorno a casa. E stanno uscendo video tutti i giorni, i Vlogmas, quindi nulla, spero che li stiate seguendo, fatemelo sapere, spero che appunto che vi stiano anche piacendo. E poi c'è YouTube Studio, che è l'applicazione sempre di YouTube, però per cambiare tipo il titolo ai video, la descrizione, insomma è una cosa un po' più tecnica per chi ha un canale YouTube. Poi abbiamo Gmail, che è l'applicazione dove gestisco le email appunto. Poi abbiamo la cartella bianca,
qui contatti e mappe che non uso, vabbè, contatti un pochino. Ah no, è il grigio. Impostazioni, calcolatrice, fotocamera, easy. Poi tra la linea dei bianchi abbiamo queste due che non uso, Facetune, che è un'applicazione per modificare foto, e questa qui ti dà la possibilità tipo di mettere in evidenza alcune cose, ad esempio, non lo so, il sorriso, gli occhi, tipo sbiancare i denti e levigare la pelle volendo. Poi abbiamo calendario Amazon, da cui faccio shopping e non dovrei averla perché faccio sempre danni ogni volta che entro su Amazon. E poi fotocamera, dove ho un sacco di foto nonostante io abbia appena comprato il telefono, ho già 1000 foto perché ne faccio troppe. E niente, quindi questo è il tour del mio iPhone, spero che vi sia piaciuto e niente. Ora mi tocca studiare anche scienze per l'interrogazione, tipo le molecole d'acqua, i legami ionici, covalenti, polari, tutte queste robe qua, e quindi vi abbandonerò. Comunque anche sul libro di scienze ho i gelati, cioè è assurda questa cosa. E poi i coni, perché io sono team cono. Voi team cono o team coppetta? Io cono tutta la vita. Mamma mia che occhiaie che ho. Comunque raga, sono diventata anch'io un albero di Natale e ho trovato l'anima gemella finalmente dopo tanto tempo di ricerca. Oddio, ho quasi ucciso la mia anima gemella. Eccoci qui, siamo Giampiera e Giampiero. Mua. Comunque, una delle mie più grandi insicurezze sono le orecchie, come penso già sappiate. E con qualsiasi persona, anche tipo mia mamma, ma qualsiasi persona proprio del mondo, me le copro sempre, cioè cerco sempre coi capelli di nasconderle. Ma non perché la persona in questione con cui sono mi mette a disagio, ma con qualsiasi persona proprio. Mentre con voi quando faccio video no. Ed è una cosa strabella questa, perché proprio non me ne vergogno per niente, mentre con qualsiasi altra persona un pochino me ne vergogno. Cioè, capito? Invece con voi no. E quindi è strabello questa cosa che posso far vedere i miei difetti e voi li potete condividere con me se ne avete voglia. E siamo una famiglia veramente incredibile e non potete neanche capire quello che ci aspetta. Cioè, raga, spaccheremo tutto quanto io e voi. Prima che io vi saluti, vi tocca subire la battuta del giorno, immancabile. Raga, hanno arrestato il cemento prima. Ero in strada e c'erano dei poliziotti con le manette che arrestavano il cemento. Era armato. Cemento. Raga, con questa perla vi saluto, vi mando un bacissimo, mua. Spero che il Valemas vi sia piaciuto, se così lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio il mio unicorno a casa. Non perdetevi per nessuna ragione al mondo il Valemas di domani, che è veramente una perla assoluta, è una cosa fantastica, quindi mi raccomando, vi aspetto domani alle 18 e niente, ci vediamo domani, mua. Vi voglio tanto tanto bene, buonanotte.